guardami, capisci dove sono, ok? Capisci le lunghezze dove posso arrivare, giusto? Ok, attacca. Che cosa fai? Ha cambiato le ali. Non tu, ma hai cambiato. Non hai visto? Di nuovo. Pronto? Vai. Ha cambiato arma. Ah no, non me lo fa proprio qui. Hai visto? Ed è lì la differenza fra me e te, che io osservo. Se io ti do dei, come si dice, recettivi, cioè dei stimoli. Degli stimoli, cioè ho dei sensori che, come sensore da parcheggio, no? Ti dice un metro, fa bi, bene. Ma se mentre è un metro, io sposto la macchina dietro, tu sei tarato su un metro, ma magari a corso di 30 cm o a lungo di 30 cm. Se tu hai capito che io su questa parte ero lungo e su questa parte ero corto, nel momento che ho abbassato ho cambiato la situazione. Perciò dici, cazzo, di qua posso entrare perché è più corto e di qua devo rimanere più stretto, più largo, no? Allora entrerai qui, entri e io sono già qua pronto. Mentre prima avevi questo spazio da lavorare, no? Uno, cross, due, abbiato, serrada, abbiato, serrada, uno, due, serrada, serrada. Però qui vado a tagliare, appoggio, come se, tira due, faccio questo, no? Due. Controllo, perciò il controllo con la lama, mettere questo o fare questo, la stessa cosa, mano, coltello, bastone, è la stessa cosa. Allora perché hai cambiato mano? Se no, non hai visto, che la sua bastone era sulla sinistra, tu hai cambiato la lama nella destra. Due bastoni, angolo 2, ok? Un bastone, angolo 2, check hand, o bastone e coltello, vai, check hand. Sono tre situazioni diverse, no? Però il movimento è lo stesso. Ok, però prima, quando è ripartito, prima avevo il bastone sulla destra, il coltello a sinistra, ma hai fatto il cambio mano. Ho voluto vedere se lui aveva visto. Ah, era solamente uno. Se lui osserva, lui ha detto, no, io guardo i piedi, bene, ha guardato i piedi. Ma non ho osservato che io ho cambiato, perché potrebbe succedere questo. Pronto? Ok. E lui guarda il bastone in terra? No, lui ha, la sua mente ha percepito il pericolo di un'arma di impatto. All'improvviso lui si mette nella condizione di combattere contro un bastone. Ok? All'improvviso il bastone sparisce e il suo coltello. Cambia la situazione, cambia la distanza, cambia il tempo, cambia la misura, cambia il pericolo. E non gli dai tempo di riconfigurare? No, perché lui ormai è partito sulla difesa contro il bastone. E è come un colpo di shock mentale per lui. E ne approfitti per... Come quando tu...